Io ormai mi sono rassegnato che in questa stagione in Europa non ci arriviamo. No, ma non ci arriviamo in Europa, neanche in Conference League. Schifo, semplicemente schifo. Schifo. Solo queste sono le parole che mi escono dalla bocca. Schifo, schifo, schifo e schifo. Basta. Basta. Fate finire questa stagione. Basta. Non ne posso più, è una rovina, basta, basta, basta. Comunque, detto questo, scusate la mia maleducazione, ma non vi ho neanche salutato. Prima, ciao ragazzi, nuovo video, sfogo sul Napoli. Prima di tutto, like, come decisione, dislike, campanellina, cosa importantissima, che voi ci mettete poco per fare, quindi fate che vi costano poco, e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale, 360 gradi, cagliarità, napoletani, e non ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ormai ragazzi, ci dobbiamo rassegnare. L'anno prossimo sarà un anno di ricostruzione. In Europa noi quest'anno non ci arriviamo, ci dobbiamo rassegnare. Perché quello visto oggi è l'ennesima dimostrazione che questa squadra col cervello non c'è. Questa squadra col cervello non c'è, giocano senza le palle, senza voglia. E ogni post partita del Napoli, ripetiamo. Sempre la stessa cosa. Che poi per 90 minuti abbiamo fatto l'intero gioco di tenere la palla senza però andare in porta. Non me ne capacito di questo gioco perché questo gioco non serve a niente. Non serve una menta cippa a questo gioco, per non dire qualcos'altro. Noi avremmo fatto l'85% di possesso palla, però abbiamo tirato due volte in porta, una nel primo tempo con Raspadori e una nel secondo tempo quando Raspadori ha recuperato palla, ha messo in mezzo per Osimhen e c'è il gol. Ma del resto proprio zero. Zero. Zero totale. Abbiamo fatto due tiri in porta in questa partita. E mi va bene che tu parti dal basso a fare le azioni, però devi essere capace, perché se non sei capace non vai da nessuna parte. E quello è il problema. Detto questo però complimenti al Cagliari, hanno fatto una grandissima prestazione, ci hanno messo le palle in testa per 90 minuti e meritavano anche di vincerla. L'hanno pareggiata giustamente al 90esimo con Lupumbo. Ragazzi, c'è da dire la verità: oggi il Cagliari ci ha messo le palle in testa. Il Cagliari ci ha messo le palle in testa e meritava il pareggio, se non anche meritava di vincerla. Noi veramente, cioè, siamo un fiume in piena. De Laurentiis deve rassegnare che questa stagione è finita. Qualunque allenatore ci sia, senza dare colpe a Calzona perché è appena arrivato, non può far di più. La colpa è sempre nel mezzo. Tu puoi cambiare qualsiasi allenatore, ma se una stagione va male, la colpa è sempre lì. Deluso, sono deluso, affranto, amareggiato. Ma bisogna ammettere anche la verità, il Cagliari ci ha messo le palle in testa. Ci ha messo le palle in testa il Cagliari. Dominati per 90 minuti dal Cagliari. Complimenti ai sardi. Complimenti ai sardi, noi facciamo veramente, veramente pietà. Facciamo pietà. E detto questo con questo viso emblematico, deluso, affranto ed amareggiato, io vi saluto. Ci becchiamo dopo con Lecce Inter. Questa squadra ti fa proprio perdere la voglia di guardare il calcio. Datevi una svegliata. Tanto quest'anno in Europa non ci arriviamo, però. Fatelo per i tifosi, per l'orgoglio dei tifosi. Male, male. Ciao. Ciao ragazzi.